Salve cari, come state? Spero tutto bene, spero che stiate bene, spero che stiate facendo delle buone vacanze, eccetera, 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 eccetera. Lo so, è un sacco di tempo che non faccio un video, ma vi dirò la verità, sarò onesta. Io, se devo fare un video, no, devo essere nella condizione mentale allegra e felice per fare il video. Se non sono in questa condizione mentale, fare il video non mi va. E ho avuto, diciamo, dei giorni non esattamente al massimo della mia forma dal punto di vista dell'umore. Ho avuto delle giornate abbastanza tristi, abbastanza, insomma, non sono stata proprio nello stato mentale ideale per mettermi a fare qualche video. Mi dispiace perché a me piace tantissimo parlare con voi, sentire cosa ne pensate di quello di cui parlo, fare video per condividere con voi le cose che mi piacciono. Sapete quanto a me piaccia questo mezzo di comunicazione. Però sono stati dei giorni in cui non ero nella fase mentale migliore per farlo, e quindi piuttosto che apparire come una specie di ameba dotata del dono della parola, ho aspettato di sentirmi un po' meglio per fare di nuovo un video. E quindi speriamo che questo periodo sia passato. Ho un morso di zanzara gigantesco sulla fronte, sembra che io abbia, non lo so, il morbillo, ma no. Maledette zanzare. Ti troverò, essere immondo, e quando ti troverò, pregherai di non essere entrata in questa stanza. Intanto io parlo con la zanzara, che ovviamente non mi sta ascoltando. Bene, cari, basta con queste cretinate. Passiamo ai libri di cui devo parlare, che sono tre. Sono le mie tre ultime letture. Uno l'ho finito proprio da poco. Ma partiamo da quello che non tanto mi è piaciuto. Non che non mi è piaciuto, ma che mi è piaciuto di meno. Ed è Chia-Chan e io di Banana Yoshimoto. Questo è edito Universale Economica Feltrinelli, costa 6,50 € ed ha 139 pagine. Allora, la protagonista di questo libro è una donna che si chiama Kaori, che vive con una cugina che si chiama Chia-Chan. Vivono insieme per una serie di motivi abbastanza particolari, perché Chia-Chan ha vissuto quasi tutta la sua vita in Australia. Quando è morta la madre, e lei viveva tipo in una comunità di hippie e non sa chi sia il padre. Quando muore la madre, lascia scritto che chi si prenderà cura di Chia-Chan, perché Chia-Chan è una persona assolutamente normale, solo che è molto silenziosa, molto chiusa in se stessa, quindi non ha facilità di, cioè non interagisce facilmente con gli altri. Kaori, che insomma sembra avere un immediato legame con Chi-Chan, decide di prendersela con sé e loro due iniziano a vivere insieme, e naturalmente lei percepisce dei soldi per, diciamo, tra virgolette, il mantenimento di Chi-Chan. Diciamo che Chi-Chan ha questa retta e, diciamo, Kaori che la gestisce. Ha un morso di zanzara anche sulla mano. Grazie, zanzara maledetta. Ok, comunque, allora, sapete che a me la Yoshimoto piace tantissimo, che quasi tutti i suoi libri mi sono piaciuti molto, che ho dei bei ricordi di quasi tutto quello che ho letto di suo. Ecco, questo non mi è piaciuto tanto. Perché l'ho trovato un po' noioso, un po' ripetitivo. Non mi veniva voglia di mettermici lì a leggerlo e a, insomma, non avevo curiosità di sapere cosa sarebbe successo. Però io sono una completista, e questo era l'ultimo libro della Yoshimoto tradotto da Giorgio Amitrano che mi mancava, e quindi naturalmente l'ho comprato. Non è un brutto libro, perché io finora non ho trovato un libro della Yoshimoto che potrei definire brutto. Però questo sicuramente non è uno dei libri della Yoshimoto che consiglierei. È una bella storia di amicizia, una bella storia di quanto a volte non importano i legami familiari veri o presunti, perché poi si scopriranno varie cose, e che a volte si può star benissimo anche se la situazione in cui si vive non è esattamente il massimo della normalità. Però è una storia sull'amicizia, su quanto una persona possa aiutarci a stare bene, anche se in realtà non fa per
proprio così tanto di concreto. Perché Chie-chan è una persona molto chiusa, molto riservata, però Kaori si trova a dipendere moltissimo da questa presenza, cioè trova la presenza di Chie-chan quasi terapeutica per lei, che comunque è una donna che non è sposata, non ha avuto mai figli. Insomma, è una bellissima storia sull'amicizia. Però non c'è molto altro, non è, come al solito è tutto molto abbozzato, molto tutto lasciato all'interpretazione del lettore. In alcuni casi funziona benissimo questo gioco che fa Yoshimoto, però in questo caso secondo me è riuscito decisamente meno che in altri volumi suoi che ho letto. Non mi ha entusiasmato a livelli epici. Non è una brutta lettura perché secondo me la Yoshimoto scrive benissimo comunque. Però sinceramente non lo consiglierei. Insomma, se siete anche voi dei completisti, va bene. Se non lo siete, pazienza. Insomma, potete tranquillamente evitarlo. Ci sono libri della Yoshimoto che vale veramente la pena leggere. Kitchen, Presagio triste, Sono profondo, Lucertola, per dirne alcuni di quelli che mi sono piaciuti di più. Però questo sicuramente no. È molto dimenticabile. Dopo un po' già cominci a non ricordarti più la storia. C'è anche una specie di breve storia d'amore che Kaori intreccia con un uomo in un periodo, però non è che sia proprio questa gran cosa. Ecco, mentre in altri libri la Yoshimoto riusciva ad andare al punto molto velocemente e a trasmetterti molte cose, qui ci sembra metterci molte più pagine, però alla fine non riuscire comunque ad arrivare ad un punto di introspezione ideale. Questo secondo me è principalmente il problema di questo libro. Tutto rimane fin troppo abbozzato. E questo è un difetto che ho riscontrato in altri libri, però qui l'ho trovato particolarmente marcato. Quindi, secondo me è un libro carino, però non consiglierei l'acquisto, a meno che non siate dei grandissimi amanti della Yoshimoto e non vogliate avere tutti i suoi libri. In quel caso vi tocca. Secondo libro, questo è stato in realtà quello che ho letto prima di Chie-chan e io, quindi l'ho letto un bel po' di tempo fa, speriamo di ricordarci di che cosa. No, sì, me lo ricordo. Ed è Il Cantico dei Cantici di Sholem Aleichem, un amore di gioventù in quattro parti. Questo è edito Piccola Biblioteca Adelphi, costa 8 euro ed ha tipo 96 pagine, mi sembra. Aspettate. 96 pagine, sì, esatto. Allora, questo è il secondo libro che leggo di Sholem Aleichem. Prima avevo letto Storia di Tavi e Lattivendolo, di cui avevo parlato per il Project M Books. Allora, di che cosa parla? Il libro è raccontato dal punto di vista di quest'uomo che si chiama Scimek, spero di leggerlo bene, ma immagino di no, che parla del suo amore per una ragazza che si chiama Busi, che è una sua cugina che va a vivere con la famiglia perché dopo la morte del padre la madre si è risposata e l'ha smollata al fratello. Che belle cose. Siamo nell'Europa dell'Est del fine 800, inizio 900. Inquadriamo un attimo il periodo. Loro vivono in questo paesino e diciamo che Scimek e Busi, insomma, iniziano a crescere insieme, crescono come fratelli e sorelle, ma naturalmente non sono fratello e sorelle. Molto presto Scimek si innamora di Busi, solo che non lo capisce lì per lì. Scimek prende una decisione piuttosto importante, ovvero quella di lasciare la famiglia e di andarsene in città. Dopo alcuni anni il padre gli manda una lettera e lo informa che Busi si sta per sposare. Scimek torna al paese e cerca di convincere Busi che lui l'ama, eccetera, eccetera, perché alla fine se ne rende conto. Purtroppo le cose non andranno molto a finire molto bene. Allora, è un libro bellissimo, è un libro estremamente poetico, ci sono delle frasi bellissime e questo amore adolescenziale viene raccontato con una delicatezza ed una poesia stupendi, è veramente un libro bellissimo. Si legge in un'ora, una 2 ore, insomma, non immaginatevi che chissà che librone possa essere. Però è un libro che rimane molto dentro. Scimek fa continuamente queste similitudini tra Busi e un personaggio del Cantico dei Cantici.
Ed è molto poetico tutto questo perché lui ricorda queste passeggiate che loro facevano in questa campagna molto bucolica ed è veramente. E i giochi che facevano era molto molto bello. Fingevano praticamente queste avventure in cui loro dovevano scoprire mondi sconosciuti. E c'era questa storia in cui Shimek doveva andare a salvare questa principessa e Busi gli diceva: No, ma dove vai a salvare questa principessa? È meglio che non ci vai. Quindi è veramente molto carino. Dietro c'è anche un glossario dei termini che vengono utilizzati, che non sono tradotti spesso e volentieri, e che vi spiegano che cosa significano. Molto utile. Mi piacciono i glossari, mi piacciono un sacco. Perché mi permettono sempre di scoprire nuovi termini. Ecco. Dicevo, è veramente un bellissimo libro. È vero, costa tanto rispetto al numero di pagine che ha. È vero, perché gli Adelfi, questi qui piccolini, sono dei furti legalizzati, perché sono tipo 100 pagine e tu le vai a pagare 10 euro. E lì, cioè, lì, ti scoccia un sacco, perché diciamo, porca miseria, ma... Però sono carinissimi da avere, io li adoro questi qua. Io adoro gli Adelfi in generale, perché mi piacciono tantissimo il fatto che siano tutti di colori diversi, sono carini anche otticamente. Però in questo caso secondo me ne vale la pena. Come già avevo detto per la Dama di Picche di Pushkin, sì. Anche quello aveva tipo 100 pagine precise, però porca miseria, era un libro che vale veramente la pena di possedere e di leggere, perché sono bellissimi quei racconti. Idem questo, cioè questo è bellissimo, lo leggi in un'ora, però cavolo, ti rimane qualcosa dentro. Al contrario appunto del libro della Yoshimoto, che secondo me è proprio... Sì, ti rimane in mente qualche cosa, però è molto acqua fresca. Questo invece è molto intenso, è molto poetico. Si sente questo amore doloroso, è veramente... Secondo me è un libro fantastico, ve lo consiglio assolutamente. Questi non sono proprio facilissimi da reperire, perché io tipo l'ho trovato in una libreria abbastanza piccola. Per esempio non l'ho trovato in una Feltrinelli, però li potete tranquillamente ordinare tipo nella vostra Feltrinelli di fiducia. Ve li portano in negozio e voi li andate a ritirare tranquillamente. Secondo me ne vale la pena, assolutamente, questo è stupendo, consigliatissimo. L'ultimo libro, ci ho messo un secolo a leggere questo libro, non perché sia brutto, anzi è bellissimo, però per vari motivi che rientrano nella cosa che ho detto prima del fatto che non ero molto... Oddio, cosa ho fatto? Ho sporcato tutto con... Ok, si è risolta la questione, però adesso ho le mani sporche. Grande, genio, genio del male proprio. Comunque è questo. Stories. All New Tales, edited by Neil Gaiman and R. Sarantonio. Questa è una raccolta di racconti, edito Headline Review. Ma tanto manco si legge secondo me. Vabbè, comunque, prezzo in dollari, io però l'avevo pagato 11,80 euro. Che cos'è? È una raccolta di racconti di diversi autori, alcuni molto famosi, per esempio c'è Jo Lansdale, Joan Harris, Jodi B. Coult, Jeffrey Deaver, Chuck Palahniuk, Peter Straub, c'è anche una storia di Neil Gaiman, quindi solamente se amate Neil Gaiman lo dovete avere questo. Allora, non tutte le storie naturalmente sono belle. La maggior parte, insomma, sono abbastanza nella media, però ce ne sono alcune che mi sono piaciute tantissimo. La prefazione di Neil Gaiman soprattutto è molto bella perché dice... Ed è quello che penso anche io, perché voi sapete che le storie brevi sono il mio genere letterario preferito. Cioè, io adoro le storie brevi, le amo con tutto il cuore, con tutta me stessa. Leggerei più raccolte di storie brevi di romanzi, per esempio, per quanto mi riguarda. Dice Neil Gaiman che per molti il problema della storia breve è che si interrompe e ti lascia con quella sensazione e poi... Ed è questa la cosa che a me piace invece delle storie brevi. Mi piace il fatto che il lettore possa immaginare un eventuale sviluppo ed un'eventuale conclusione. È una cosa che a me piace tantissimo e quindi mi trovo molto, molto d'accordo con Neil. Perché lui dice che una volta ricevette la mail di una, insomma, di una bibliotecaria, mi sembra. Che dice cosa potrei scrivere sulla, sul, sulla
sulla trave della sezione per ragazzi e lui disse: secondo me dovessi scrivere and what happened next? No, and then what happened? Cioè, poi cosa è successo? Perché questa è la domanda che ti dovrebbe venire mentre leggi un libro, mentre ti raccontano una storia. E questa è una cosa che io, su cui io sono molto molto d'accordo. Naturalmente Neil Gaiman ne sa a pacchi e ci inchiniamo tutti alla meraviglia del Neil. Allora, dicevo, non tutte le storie sono belle, però ce ne sono alcune che sono fantastiche. Per esempio, quella di Neil Gaiman è stupenda ed è The Truth in a Cave in the Black Mountains. Ah, questo è in inglese. Pensavo si intuisse, insomma. Sì, è in inglese, però è un inglese molto, insomma, normale, niente di particolarmente complicato, perché sono tutti autori contemporanei, nessuno scrive strane storie ambientate in vari periodi in cui ci servono paroloni che non conosciamo. Un'altra storia molto molto bella è The Stars Are Falling di Joe Lansdale, che a me è piaciuta veramente tantissimo. La mia preferita però è Catch and Release di Lawrence Block, che è un autore che non conoscevo e che poi ho scoperto essere praticamente uno dei più importanti scrittori di misteri esistenti, viventi al giorno d'oggi. Ci sono una storia che non mi è piaciuta tanto, è stata, ma ce ne sono quelle che non mi sono piaciute. Quella che proprio mi è piaciuta meno è stata Samantha's Diary di Diana Wynne Jones. Diana Wynne Jones è quella che ha scritto il libro da cui è stato tratto il film Il Castello Errante di Howl, però la storia l'ho trovata abbastanza inconcludente, non ho capito quale fosse il senso della storia. Un'altra storia bellissima è The Cult of the Nose di Elsa Rantonio, che mi ha dato delle sensazioni molto inquietanti. Una bellissima è The Devil on the Staircase di Joe Hill, secondo. Per i profani, Joe Hill è il figlio di Stephen King. Io ho un libro di Joe Hill, ma non l'ho ancora letto, che è La scatola a forma di cuore, che però devo leggere assolutamente perché da questa storia mi piace un sacco. Anche Human Intelligence di Kurt Anderson è molto molto bella. È una storia con un alieno carinissimo che, dopo essere stato per millenni sul nostro pianeta, praticamente facendo. Archiviando tutta la nostra storia, tutti i nostri progressi, dopo 2 milioni di anni in cui raramente ha sentito cose dal suo pianeta, una ricercatrice scopre il suo segreto e lui dice: no, rivelalo al mondo perché così non sarò più solita. Una cosa adorabilissima, io l'ho amata. The Therapist di Jeffrey Deaver è molto molto bella, anche Parallel Lines di Tim Powers, poi Unwell di Caroline Parkhurst è estremamente inquietante. Non mi sono piaciute storie di autori molto noti, Weight and Measures di Jodi Picoult, che è una storia sul lutto, che però secondo me stona nella raccolta, non perché la storia sia brutta in sé, però visto che quasi tutte le storie hanno un argomento abbastanza, se non sovrannaturale, vagamente mystery, vagamente horror, questa ci stonava un pochettino e non mi ha tanto convinto. Un'altra che non mi è piaciuta è stata Loser di Chuck Palahniuk, che sinceramente io non ho capito, ma forse sono io che non. Un'altra che mi ha deluso è stata Wildfire in Manhattan di John Harris, non perché sia brutta, ma anche lì perché insomma non era niente di sconvolgente. Una invece che mi è piaciuta molto è Juvenile Nicks di Walter Mosley. Walter Mosley è un altro scrittore di noir. Questa è una storia vagamente vampiresca molto molto bella. Ma ripeto, cos'altro c'è? Fossil Figures di Joyce Carol Oates anche è molto bella. Cadono le cose. Non vedete niente. Insomma, ve la consiglio questa raccolta. Se la trovate da qualche parte, assolutamente compratela. Io l'ho trovata alla Fnac, però immagino che si trovi anche, che so, in qualche Feltrinelli, che è il reparto di libri in lingua originale, però naturalmente deve essere abbastanza grande la Feltrinelli. Tocchiamo ferro. Uno specchio, perciò non credo che sia ferro, credo che sia acciaio, uno specchio dell'IKEA. No, non vi interessa il fatto che io abbia uno specchio qua sopra, no, vabbè,
Perché vi sto mettendo a parte di queste stronzate oggi? Vabbè, perché sono proprio, cioè, non so più che cosa dire, ecco. Siamo arrivati alla frutta proprio. Comunque, dicevo, è un libro veramente molto molto carino, ci sono un sacco di storie carinissime che vale assolutamente la pena di leggere. Anche soltanto per rendersi conto se a un autore ci può piacere o meno. Per esempio, io dopo aver letto la storia di Chuck Palahniuk, non mi è venuta la curiosità di andare a leggere un libro di Chuck Palahniuk. O di Jodi Picoult, che se non mi sbaglio è l'autrice di La custode di mia sorella o qualcosa del genere. Mi è venuta voglia di andare a cercare qualcosa di Lawrence Block. Mi è venuta voglia di andare a cercare qualcosa di Joe Lansdale, che non ho mai letto e che dovrei leggere, insomma, anche di Walter Mosley, insomma, ci sono tanti autori che ho scoperto e autori di cui mi sono tolta lo sfizio. Tra l'altro, anche la copertina è bellissima perché questi sono tutti i nomi degli autori scritti in maniera carina e molto. Aspetta, mi metto un po' più indietro così la potete vedere meglio. Perché questa luce fa schifo, naturalmente, come al solito. È una cosa qui di cui stavo parlando oggi con la bietolina, perché ho detto, ma adesso c'è tutta la gente che fa i video super fighi con tutte le cose, e io registro con la webcam del laptop. È una cosa estremamente triste, proprio tanto, 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 tanto. Il fatto è che io avrei una macchina fotografica. Il problema della mia macchina fotografica è che registra anche i video, ma non ha l'audio. E io non ho capito come possa essere possibile questa cosa, perché cavolo, fai l'opzione video, mettici anche l'audio. No. Evidentemente troppo complicato, ma vabbè, io ho finito, niente da dire. Sarebbe anche ora di chiudere questo video perché evidentemente il delirio sta arrivando a livelli epici. Leggete Stories e il Cantico dei Cantici, Cicianne e io, è assolutamente evitabile, secondo me. Niente, cari, spero che ci si riveda in tempi non troppo biblici. Io sono ancora in lutto per il fatto che ho finito di leggere i libri di A Song of Ice and Fire. Non so cosa farò della mia vita a questo punto. Ho provato a leggere un altro fantasy, ma non è andata bene. Ormai non riesco, cioè devo disintossicarmi un po'. E devo anche smettere di giocare con le cose mentre faccio i video. Stai ferma con le mani, cretina. Niente, quindi vi farò sapere che cosa leggerò prossimamente. Ciao!